che cambia siamo noi. Salto il Canaro nasce nel 2005 ed è l'anagramma di San Precario. Quindi nasce da questo collettivo che si chiamava Chain Workers, che lavorava sui temi della precarietà. L'anno prima avevamo inventato questo santo protettore dei precari, che appunto era San Precario, perché ci siamo detti in Italia tutti hanno un santo protettore, anche i precari ce lo devono avere. E quindi Serpica nasce un anno dopo, quando ci è venuta voglia di fare un'azione all'interno della Settimana della Moda di Milano. Serpicanaro è stato veramente il lavoro di 200 precari della moda e dello spettacolo e della comunicazione che hanno lavorato insieme a fare questo enorme fake. E ci siamo detti, in quella settimana lì Milano diventa come una fabbrica a cielo aperto in cui tutti lavorano alla Settimana della Moda. Tutto questo popolo di precari in quella settimana lavorano svariate ore al giorno. La precarizzazione all'interno di questi mega avvenimenti ovviamente è sempre peggio. E quindi abbiamo detto, vogliamo fare un'azione su questa, ma non lo vogliamo fare come azione di contestazione, che sarebbe ignorata. Cerchiamo di fare un qualcosa che sia spettacolare e che quindi resti nell'immaginario come una cosa, insomma, dirompente. E quindi abbiamo creato a tavolino questa identità fittizia di questa stilista giapponese che era Serpicanaro, ma l'hanno accettata, quindi è entrata nel calendario ufficiale della Settimana della Moda milanese del 2005, del febbraio 2005. In quell'occasione lì abbiamo fatto la sfilata e abbiamo fatto sfilare dei capi allegorici sulle condizioni lavorative dei precari, e insieme ai capi allegorici sulle condizioni lavorative hanno sfilato anche delle piccole produzioni sartoriali per far vedere che un'altra moda, un altro stile era possibile. Serpica cerca di integrare varie cose, cerca di integrare sempre la riflessione sulla precarietà, all'interno dei lavori creativi, come potersi organizzare in rete, come piccole produzioni, come imparare a fare le cose da sé. Oggi noi abbiamo un piccolo laboratorio a Milano, in un quartiere popolare, perché da 3 anni abbiamo vinto un bando. Lì facciamo diverse attività, corsi di cucito creativo e di maglieria. Noi facciamo questi corsi molto semplici, in cui ogni volta si impara a cucire una cosa, in modo da incentivare le persone, invogliarle a proseguire. È un sistema che poi ti fa pensare a tutta una serie di cose, sul fatto che puoi riparare le cose e non buttarle via. È un laboratorio sartoriale, però vuole far riflettere su tutto quello che, diciamo, sono le tematiche sempre dell'altra economia. Cerchiamo sempre di integrare gli antichi saperi artigiani con le nuove tecnologie. Infatti poi ci sono dei progetti molto interessanti. Uno di questi si chiama Unitmi ed è un progetto che punta a recuperare le vecchie macchine da maglieria anni 70-80 che funzionavano con delle schede perforate. Noi abbiamo creato un software online che permette di trasformare un disegno in bianco e nero in una scheda perforata, che quindi può essere portata a tagliare in questi makerspace dove hanno questi macchinari, tipo il taglio laser, stampanti 3D, plotter da taglio. Quindi si possono fare queste schede perforate molto facilmente, quando una volta le vecchie magliaie di una volta dovevano perforarle a mano con una perforatrice. Serpicanaro, oltre, diciamo, quello che fa all'interno del suo spazio, comunque negli anni ha fatto altre cose, ha partecipato a ricerche sociali sui temi della precarietà nell'ambito dei lavori creativi, ha fatto delle conferenze, partecipato a seminari. Ci seguono anche dall'estero, infatti ci chiamano dall'estero. C'è molta attenzione, molto, non so come dire, empatia nei nostri confronti, siamo molto seguite in generale. Quest'Italia che cambia.
quest'Italia che cambia.